Want you back for good. Questa sera è qui con noi un ospite davvero speciale, un grande ciclista, una grande persona con tantissime cose da raccontare, ma oggi parliamo solo di Bike to Work. Poi ci saranno altri momenti per parlare di tutta la sua esperienza, di tutta la sua grande storia. Questa persona risponde al nome di Roberto Moscatelli. Io mi definisco ciclista, ma ciclista è una parola grossa. Un pedalatore. Pedalatore quotidiano. E prestato anche al tempo libero. La passione per la bicicletta è nata fin da ragazzino. Era, diciamo, dettata dalla voglia di indipendenza, per cui fin da ragazzino, quando ho avuto la mia prima bicicletta, ho iniziato a girare anche lontano da casa, per cui da Sesto San Giovanni andavo verso la Brianza, verso Monza, la Brianza, a insaputa dei genitori. E poi so che tu sei molto impegnato dal punto di vista anche dell'attivismo, della promozione, della mobilità ciclistica. Ma cosa è nato per prima, l'attivismo o lo sport, diciamo così? Prima è nato la vacanza, il cicloturismo. E poi dopo sono arrivate alcune competizioni e dopo le competizioni è arrivato, diciamo, il periodo delle lunghe distanze un po' meno competitive, il mondo delle randonnée, dove non c'è una gara contro qualcuno, ma è una gara, se vogliamo, contro se stessi, una sorta di gara di regolarità. Hai un tempo massimo da rispettare entro il quale devi completare il tuo percorso, e ci sono diversi percorsi: 200, 300, 400, 600, 1000, 1200, 1500 chilometri. E il Bike to Work come si inserisce in tutto questo? Era una forma di allenamento quotidiana? Di sicuro è una forma di allenamento quotidiano, ed è nato tutto nel momento in cui mi sono trasferito a Milano. E da Milano c'era molto comoda questa pista ciclabile lungo la Martesana, che mi ha consentito di sperimentare fin dall'inizio il bike to work, una volta alla settimana, poi due volte alla settimana, incrementando fino ad arrivare a fare la settimana completa. 12 mesi l'anno, è stato inverno, pioggia, sole, nebbia, neve, in tutte le condizioni, insomma. Però ha comportato anche un po' di disagio, soprattutto nella fase iniziale, perché l'azienda non era strutturata per ricevere ciclisti, non c'erano spogliatoi, non c'erano docce, non c'era un parcheggio sicuro. E adesso invece la tua azienda è diventata un esempio di best practice per il bike to work. È stata una cosa abbastanza lunga e si è sviluppata in diverse fasi. Dapprima abbiamo con un collega, anche lui pioniere del bike to work, raccolto delle firme all'interno dell'azienda per far rendere conto al management che c'era gente interessata a fare questo tipo di cambiamento verso la mobilità dolce. Siamo riusciti, grazie a questa raccolta firme, ad ottenere dapprima una soluzione temporanea di spogliatoio nel centro sportivo vicino all'azienda, cosa che però non era molto funzionale, nel senso che gli stava a 700 metri dall'azienda, per cui bisognava comunque poi lasciare la bici lì, tornare indietro con la bici, in condizioni di pioggia si arrivava in azienda di nuovo bagnati, non era molto pratico.
Dopodiché abbiamo avuto una soluzione intermedia che erano delle strutture in prefabbricato, in algeco, con spogliatoi e docce, e fino a che siamo arrivati ad avere la struttura in muratura, ad avere un parcheggio sicuro con tanto di tornello e cancello per la bicicletta. E da ultimo abbiamo anche una ciclofficina per le riparazioni, delle riparazioni e manutenzioni delle biciclette dei dipendenti e dei familiari dei dipendenti. Ci sono tre meccanici professionisti che si alternano e cinque ragazzi disabili che imparano una professione e sono pagati dall'azienda. Un'iniziativa lodevole da parte dell'azienda, quella di andare incontro a questi ragazzi, e allo stesso tempo è un incentivo per il dipendente per avere una bicicletta sempre funzionante, per consentirgli di andare al lavoro sempre in sicurezza. Ad esempio, io oggi avevo un problema col movimento centrale della bicicletta e mi è stato sostituito gratuitamente, sì. Quanto ci è voluto per ottenere questo cambiamento? Stiamo parlando del 2008-2009, la fase iniziale, e per arrivare ad oggi, per cui una quindicina d'anni, cosa che nelle altre sedi all'estero della nostra azienda, soprattutto in Francia, queste cose ci sono già da 25 anni almeno. Abbiamo forzato il management a dire: ma come mai all'estero sì e qua da noi no? Siamo stati coinvolti dall'amministrazione di Agrate Brianza tramite il nostro mobility manager, che ci ha delegato a rappresentare l'azienda in quanto grandi utilizzatori della bicicletta, delle piste ciclabili, per suggerire tutti i punti critici che ci sono all'interno del comune, ma non solo, anche per raggiungere i comuni limitrofi. Qualunque cosa potesse essere segnalata, la pista ciclabile mancante, il tratto pericoloso che doveva essere segnalato, il fatto di avere persone che arrivavano in azienda da diversi comuni, io da Milano, altri da Monza, chi da Cambiago, chi da Vimercate, hanno aiutato l'amministrazione comunale a mettere su una mappa una rete di collegamenti per i quali serviva anche un interfacciamento con i comuni limitrofi e lavorare insieme a loro. È stato redatto un piano della mobilità insieme a un urbanista ciclista, per cui una persona che sa di che cosa si sta parlando, e hanno dato inizio a diversi lavori per creare collegamenti con i comuni e risolvere i problemi di mobilità all'interno di Agrate. Parlare con un urbanista che è anche ciclista è una bella fortuna. Sì. Non capita sì, spesso. Sì. Credi che questo sia un processo che si possa esportare anche in altre situazioni lavorative, in altre aziende? Sì, sicuramente. L'importante è che ci sia la volontà da parte di qualcuno di impegnarsi in prima persona. Ho l'esempio di molti colleghi che fino a qualche anno fa venivano al lavoro solamente in macchina, hanno iniziato quasi per gioco a usare la bicicletta durante la settimana europea della mobilità, in cui la FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, aveva organizzato una bike challenge, una competizione interaziendale sugli spostamenti casa lavoro. Queste persone hanno iniziato per gioco a venire al lavoro in bicicletta, si sono resi conto che
ci mettevano bene o male lo stesso tempo, però parcheggiavano vicino all'ingresso, perché il parcheggio bici all'ingresso evitavano 10 minuti a piedi che avrebbero dovuto fare con l'auto. Arrivavano più rilassati perché non avevano lo stress della guida in mezzo al traffico, e a livello fisico sentivano questo benessere fisico e hanno deciso di lasciare l'auto a casa e di continuare a muoversi in bicicletta. Per avere un'idea dei numeri, oggi facevo un calcolo approssimativo: nel parcheggio bici c'erano qualcosa come 270 biciclette, che è un numero non indifferente, su 4.000 dipendenti. Ci sono diverse forme di mobilità alternativa all'automobile, in quanto ci sono molte linee di autobus gestite, diciamo, dall'azienda, private ma gestite dall'azienda, per cui uno può scegliere come spostarsi. Addirittura anche la modalità mista, bicicletta più metro, metro più bicicletta più autobus, treno più bicicletta. Tempo fa un collega che ora è andato in pensione veniva da Saronno, faceva un tratto in treno fino a Monza e poi l'ultimo pezzo in bicicletta, per cui basta volerlo e basta impegnarsi un po' e lo si può fare. Quindi, insomma, mi pare di capire che ci voglia un gruppo che fa pressione dall'interno, sì, un management che bene o male ha voglia di impegnarsi, e ovviamente ci devono essere anche un po' le condizioni a contorno, nel senso che ognuno deve fare la sua parte. Il dipendente deve essere disposto a prendere la bicicletta e pedalare, l'azienda deve mettere a disposizione del dipendente una struttura ricettiva che è costituita da un parcheggio sicuro dove poter lasciare la bicicletta in totale sicurezza e non doversi preoccupare, me la rubano, come faccio a tornare a casa, eccetera. Una struttura per potersi cambiare, per fare la doccia. Ci vuole anche che le amministrazioni locali facciano la loro parte per una rete di viabilità che consenta appunto di potersi muovere in sicurezza per raggiungere il posto di lavoro. Okay. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Want you back for good.